Roma City per continuare la striscia positiva alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo. La Tiburi invece si affida al nuovo mister Mirko Granieri per provare a trovare la luce in fondo ad un buio tunnel. Benvenuti al Riano Athletic Center e buona Serie D da parte di Lorenzo Argese. Tra poco andrà in scena Roma City contro Tivoli, valida per la 12ª giornata del girone F. Claudicante ancora di Renzo. Uncino avanti a cercare Camilli, fa a sportellate, poi un ottimo suggerimento per De Marco che conclude in porta, non perfetto di Chiara, alla fine si salva il Roma City, prima occasione per la Tibur. Scodellato in mezzo, Spirito non interviene, allora l'aggancia Todisco, appoggio di nuovo verso Capece che da lì può anche calciare, Capece va in porta, la deviazione efficace da parte di Vento che è andato a terra in tempo, altra occasione dunque per Roma City. Zona di Camilli che prova a girarsi in mezzo a due, serve bene De Marco, di nuovo Camilli a spazio sulla destra, si sovrappone anche Traditi, arriva Camilli, sterzata, palla sul mancino, a giro e sfiora per poco il gol del vantaggio alla Tibur, ci ha provato. Allora Di Renzo, ancora il capocannoniere di questo girone, Di Renzo vuole fare tutto da solo, va a puntare la porta davanti a sé a Jurgens, Di Renzo con l'esterno, l'apertura verso Sparacello, conclude Sparacello, ha salvato tutto, Battisti involandosi sul pallone. Appoggio laterale verso Azzimati, va all'uno contro uno con Pellegrini, Azzimati riesce a scappare via, entrare in area di rigore, il pallone rimane lì per Capece, deviazione decisiva da parte di Battisti che leva il pallone dalla traiettoria della porta di Vento. Libero di Renzo, se ne è accorto adesso Montesi, cross proprio sul secondo palo, il colpo di testa vincente da parte di Scognamiglio dopo 23 minuti, è avanti Roma City, partita stappata dal numero 20. Il lancio ricevuto da Di Renzo, si ferma Di Renzo con il tacco, magia di Di Renzo, e adesso Azzimati in area di rigore, può mettere il pallone in mezzo, sul secondo palo, il salvataggio miracoloso da parte del difensore della Tivoli, ci è andata vicinissima al raddoppio Roma City. Lunetta nell'area di rigore affollatissima, va Spirito in mezzo, teso sul primo palo, la spizzata di testa, pallone che rimane lì, poi Pellegrini, conclusione in due tempi di Chiara, si è salvato il Roma City, è arrivata la reazione della Tivoli. Allora Capece, occhio sempre ovviamente a Di Renzo, Capece morbido sul lato sinistro dell'area di rigore, in mezzo Di Renzo, colpo di testa, la tiene lì Vento. Spirito resiste, linea di fondo per il numero 2, cross in mezzo sul secondo palo, colpo di testa di Camilli, ha pareggiato la Tibur, la reazione c'è stata, forse nel miglior momento del Roma City, la Tibur trova il gol dell'1-1. Di sinistra, sempre Di Renzo sul secondo palo, ancora una volta il colpo di testa di Scognamiglio che fa doppietta, sempre lui, ancora lui, stesso schema precedente, e allo scadere del primo tempo il Roma City torna avanti. Pellegrini si sdraia dietro la barriera a fare il coccodrillo, la rincorsa di Capece andrà uno tra lui e Sparacello, va Capece in porta, pallone che non si abbassa, sorvola la traversa di Vento. Alla fine mette fuori la difesa della Tibur, riceve di nuovo il pallone Capece, non ha finito Roma City. Cross in mezzo, basso, qua forse c'è un tocco di mano due volte, la parata a terra da parte di Vento e poi ribadisce in rete il numero 19 Sparacello, 3-1 per il Roma City. Gelonese, l'arbitro non fischia, a vuoto l'intervento di Scognamiglio, pallone fra le linee verso Maurizi, cross sul secondo palo, Cruz la controlla davanti a Di Chiara, palla che rimane lì, strepitoso il portiere del Roma City a salvare, ci è andata vicinissima la Tivoli, più veloce Di Renzo in area di rigore, riesce a saltare la marcatura di Jurgens e mette la firma, cala il poker, assegno anche oggi per la quarta volta consecutiva Di Renzo, va subito in doppia cifra il bomber del Roma City. Panaioli in avanti, Cruz prova a girarsi anzi a Camilli, si è liberato lo spazio per il destro, Camilli a fil di palo alla destra di Di Chiara, ci ha provato di nuovo il numero 9. Apertura verso di nuovo Montesi, davanti a sé c'è Ferretti, appoggio verso Panaioli, 1-2 con Camilli, ancora Panaioli, da lì può anche calciare Panaioli e non va lontano dall'incrocio dei pali. E fischia tre volte il direttore di gara, punizione severa per la Tivoli che dopo un buon primo tempo cade nel secondo. Roma City che invece ne fa 4 e ottiene il quinto risultato utile consecutivo.